Ciao bastardi, oggi non facciamo nessun video di droni, oggi andiamo a vedere insieme, ci catapultiamo dentro il mondo delle auto e andiamo a vedere tutte le chiccherie che si possono fare, tra cui una in particolare che è quella che sto facendo alla mia macchina, che andiamo a vedere subito. Per l'occasione ovviamente non potevo che conoscere due amici loschissimi che fanno queste cose. Dai, andiamo. Sto dicendo che praticamente andavo nel posto dei miei amici che erano veramente maffi, no? A fare sta roba. E quindi ragazzi vi presento il primo maffo, eccolo qua. Siamo super maffi qua. Allora lui è il secondo maffo, ragazzi. La cosa... La private. Non ho firmato niente. Non posso denunciare. E quando sono venuto qua l'altra volta tu mi hai raccontato che ti sei comportato con la macchina. Sia con la macchina che col car. Che è quella che vedo laggiù? Sì, una uguale. È la tua, giusto? Sì. Ma ci fai proprio le corse? Sì, sì, ci facciamo le corse. Al prossimo anno ci iscriveremo al gruppo S. Qua adesso è un po' tutto ancora un casino. Stanno arrivando i primi pezzi nuovi. Cioè, praticamente non c'è più niente dentro. No, neanche dentro, tutto da inquadrare. Cioè, avete il motore aperto, sì, minchia. Il motore adesso è rettifica. Sì, io fa, che figata. Piano piano. Questo è un tema Ferrari. Ah, questo è un tema Ferrari, ragazzi. Sì. Che anno era? Cioè, tipo io ero gagno quando c'era sta macchina. Sì, anni 80. Che tra l'altro aveva un motore da paura questa cosa. Motore Ferrari. Se avevi sta macchina, praticamente voleva dire che... Avevi qualche soldino in banca. E più che altro anche qualche morto messo nel cemento, vero? Più quella da morto. Più quella, minchia, questa è proprio veramente da morto nel bagagliaio. Cioè, un Cosworth, eppure diciamo una bella macchinina divertente. Ovviamente io non faccio una minchia. Ma la macchina più seria ce l'abbiamo lì comunque. Perché non so un cazzo, però ecco la macchina. La macchina più seria è questa qua, ok. Allora, sta macchina aveva un problema che aveva due caddozzi dietro. Aveva due tubi delle grondaie a posto delle marmitte. Esatto, che erano questi qua. Io direi di no. Cioè, volevo farti notare la dimensione di... Minchia, ma manco un camion aveva una roba del genere. E l'obiettivo era quello di togliere sta roba, ok? Che a quanto pare hanno già fatto perché io stavo dormendo. Era togliere sta roba e montare i terminali. Sì, ti faccio vedere. E tra l'altro ci facciamo l'ultimo pezzo di lavoro insieme. L'ultimo pezzettino, sì, l'ultima saldatura, Adesso tiriamo giù e facciamo l'ultimo pezzo, così diventa come questo. Ma abbiamo dovuto mettergli un pezzo di tubo leggermente più grosso, perché se no non riusciamo ad adattare i terminali. Tu li sviti, li avviti, ti monti i terminali che vuoi. Domani ti rompi le scatole. Quindi questo qua io posso prenderlo, svitarlo e toglierlo? Esatto, lo togli, te ne metti quello che vuoi. Cazzo, è una figata sta roba. Okay. E questo qua praticamente è quello che vai a fare adesso, giusto? Esatto, questo adesso andiamo a saldarlo lì. Non è ancora finito. Dai, minchia, bella storia. Allora, minchia, saldaci in faccia sto adesso terminale. Adesso ci saldiamo con questo terminale e lo spacchiamo tutto. Tu dormi. Scarico importante. Questo è il famoso terminale, giusto? Esatto, questo qua è la parte finale del nostro scarico. Ma qua che roba. Zio fa solo prof. Professore alla grande. Fare quest'ultima saldatura e ci siamo. Adesso ho finito, giusto? Sì. E mettiamo via. Su e poi andiamo a fare bang 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 bang, bang dove vuoi. Mia papaya. Là. Occhio alla capa. Allora, incastriamo qua. Ok. Ok, possiamo abbassarla. Thank you.
comunque mi ci devo abituare adesso a vederla così, eh. Beh, sì. Mi sembra troppo normale. Senti, possiamo rimettere questi no. qua? No, assolutamente no. L'obiettivo era quello che se ti fermano, almeno visivamente, non dai proprio nell'occhio da dire cazzo. Si vede che sta roba, minchia, l'hai saldata nel giardino di casa. Vabbè, tanto il rumore è rimasto no, proprio. No, E quindi direi che abbiamo finito. Siamo da Cimoto Service a Torino. Ce n'è solo uno? Ce n'è solo uno, sì. No. Se dovete stalkerare qualcuno a chiedere qualcosa della marmitta, non scrivete a me, ma avete un contatto suo nelle descrizioni, così potete rompere i coglioni. Ciao, belli.